Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di ecografie office e di ecografie di screening in gravidanza. Lo faremo insieme al dottor Pierluigi Salsillo, che è ginecologo ed è dirigente dell'ASL di Caserta e anche responsabile del centro di diagnosi ecografica prenatale Genesis Day Surgery di Caserta. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera a lei e un saluto affettuoso ai telespettatori che ci seguono. Piacere intervenire ad Eccellenze Italiane, in questo caso per spiegare l'importanza delle ecografie in gravidanza e nello specifico anche le differenze che ci sono tra le varie tipologie di ecografia. Beh, dottor Salsillo, a livello emozionale l'ecografia è un momento veramente importante per i genitori, ma a livello medico sappiamo che l'ecografia ci permette di controllare l'anatomia e anche il benessere fetale, quindi ad ogni visita in realtà il ginecologo ci fa un'ecografia per valutare il feto. A cosa servono queste varie ecografie che vengono fatte durante l'arco delle gravidanze e quali sono le differenze tra queste ecografie? Allora, dici benissimo perché oggi l'ecografia è diventata un esame di routine in pratica e ad ogni visita si dà uno sguardo al feto. È però proprio a questo proposito che vanno fatte anche le dovute differenze, che è opportuno che insomma, le donne conoscano. E perché? Perché ci sono due tipi di ecografie che vengono effettuate in gravidanza, le ecografie cosiddette office, cioè di supporto alla visita, quelle di routine potremmo definire, e le ecografie invece di screening che hanno obiettivi completamente diversi e quindi fanno anche delle valutazioni totalmente diverse del benessere fetale. Quindi, dottore, che cosa sono le ecografie office? Che cosa sono le ecografie di screening? E quali sono le differenze tra questi due tipi di ecografie? Allora, certo, allora, le ecografie effettuate ad ogni visita, che in genere sono mensili, sono quelle definite office, cioè di supporto alla visita, al controllo ambulatoriale in pratica della paziente. Ora, queste sono ecografie, non deputate allo studio dell'anatomia, sono ecografie semplici che si pongono degli obiettivi semplici, per esempio la presenza del battito cardiale, la valutazione della quantità del liquido amniotico o la presentazione del feto, cioè la posizione, se c'è la testina in basso nello scavo pelvico o se c'è il bacino. Quindi sono delle notizie, però sono anche semplici, tant'è che si tratta di ecografie che non sono deputate alla figura del medico ginecologo, insomma, obbligatoria, possono essere effettuate anche da personale sanitario come le ostetriche. Al contrario, le ecografie di screening sono solo tre, una del primo trimestre, una del secondo trimestre ed una nel terzo trimestre, e sono quelle che proprio anatomia ed il benessere sono particolarmente complicate, tant'è che oggi vengono effettuate non solo dal ginecologo, ma sempre più spesso da specialisti di diagnosi ecografica prenatale. Sta diventando quindi in pratica una sorta di specializzazione nella specializzazione. Benissimo, dottore, è stato chiarissimo. Quindi, per quanto riguarda le ecografie di screening, quindi che lei ci ha detto che vengono fatte una per ogni trimestre, nel dettaglio che cosa vanno a controllare? Allora, sì, si tratta di ecografie che vengono effettuate in periodi diversi e quindi l'obiettivo è quello di valutare il feto nella specifica epoca gestazionale in cui vengono effettuate. Ci sono delle motivazioni precise per cui si effettuano in determinati periodi. Per esempio, l'ecografia di screening del primo trimestre, che è quella che viene definita
anche ecografia della traslucenza nucale, viene effettuata tra le 11 e le 14 settimane. E perché? Perché è il primo momento in cui possiamo fare una serie di valutazioni, per esempio la presenza della camera gestazionale in utero, che è la casa del feto, la sua regolarità, la datazione della gravidanza con la misurazione del feto, lo studio dell'anatomia, che è fondamentale. Iniziamo a studiarcelo in pratica del tutto, perché valuteremo la regolarità della testina, del torace con il cuoricino, la frequenza del cuoricino, l'addome, ancora con lo stomaco, la corretta inserzione del cordone ombelicale in ombelico, l'intestino, la vescica. Si tratta di tante informazioni e, tra l'altro, in questo periodo il feto si è formato nella sua interezza, per cui è la prima volta che inizieremo a studiare anche gli arti. Valuteremo gli arti superiori con le manine, gli arti inferiori con i piedini. E ancora si valuterà il liquido amniotico e la regolarità dell'inserzione della placenta. Quindi tante informazioni, ma in questo periodo, e questo è il motivo per cui si fa proprio tra le 11 e le 14 settimane, gli operatori accreditati, cioè quelli praticamente particolarmente formati in ecografia e sottoposti anche ad un controllo annuale di qualità, ampliare l'esame anche con la valutazione della traslucenza nucale e dell'osso del naso. Dobbiamo incidere anche la nuca del feto. Normalmente la nuca fetale ha un piccolo accumulo di liquido, che è normale, ma che non deve superare questo accumulo di liquido un certo cutoff, cioè un certo limite, che è quello di 2,5 mm. Sappiamo, questa informazione è associabile ad un aumento del rischio di cromosomopatia. E quindi sintoma trisomia 21 o anche trisomia 13 o 18. E questa è un'informazione che viene ancora ampliata con lo studio proprio dell'osso del naso. Perché? Perché a queste settimane l'osso del naso deve essere già formato, dobbiamo quindi vederlo. Un'assenza della visione del naso ci mette anche in questo caso un po' in preallarme, perché anche in questo caso è associato a un aumento del rischio di cromatia e quindi andremo poi a studiarlo con delle indagini invasive, come per esempio la amniocentesi o la villocentesi. Quindi tante informazioni utili. Quindi tantissime informazioni. Abbiamo visto quindi, dottore, che cosa si studia con la prima ecografia di screening, mentre noi mamme naturalmente, quando tutto va bene, cominciamo a sognarlo e ad immaginarlo. Per quanto riguarda la seconda ecografia di screening, quindi quella che si fa nel secondo trimestre, che cosa studia? Allora sì, nel secondo trimestre riusciamo ad ottenere informazioni diverse. Questa è l'ecografia che un po' tutte le coppie, un po' tutte le mamme conoscono, e quella che viene definita strutturale o morfologica, e ci dà la possibilità di studiare la parte anatomica quasi nella sua completezza del feto. Ecco perché assume una particolare importanza, perché è la prima volta in cui tutti gli organi fetali, o quasi tutti, sono formati. È l'ecografia che si fa tra le 19 e le 22 settimane e in pratica noi ci studiamo il feto dalla testa ai piedi, perché in realtà è proprio così. E iniziamo con lo studio della testina, chiaramente è una visualizzazione come quella della TAC, cioè noi guardiamo le sezioni, guardiamo le strutture interne, quindi valuteremo l'encefalo, valuteremo la fossa cranica con il cervelletto, la cisterna magna, il cavo del setto pellucido, i plessi coriodei, uno studio molto approfondito di tutta la testina fetale. Dalla testa scendiamo allo studio della faccia con le orbite, gli occhi con i cristallini, il labbro per valutare che non ci siano gli schisi del labbro o eventualmente del palato. Ancora scendiamo al torace,
controlliamo il cuoricino approfondendolo, ci studiamo le quattro camere, l'efflusso di sinistra, l'efflusso destro, con i vasi cardiaci, le valvole, i polmoni. Quindi è uno studio del torace davvero davvero approfondito, e così continua scendendo anche all'addome e alla pelvi del feto. Studieremo i reni, lo stomaco, la colicisti, l'inserzione del cordone in addome, l'intestino, la vescica, tante tante strutture endoaddominali, e ne valuteremo chiaramente la corretta funzionalità. E è chiaro che poi ci controlleremo anche la crescita, la biometria, e valuteremo gli arti superiori, inferiori, e attenzione particolare sempre alla funzionalità della placenta e dal liquido amniotico. Si tratta quindi di un esame completo, che è uno di quelli più ansiogeni, diciamo, per le coppie, che però poi ci permette di seguire in tutta questa prima metà della gravidanza il corretto andamento e sviluppo del feto. Sì, dottore, quante emozioni questa ecografia. Per quanto riguarda invece la terza, quindi l'ecografia di screening del terzo trimestre, a che cosa serve? Sì, è l'ultima dal punto di vista temporale, perché chiaramente ci avviciniamo alle settimane conclusive della gravidanza. È un'ecografia che si fa tra le 32 e le 36 settimane, però rimane fondamentale. È l'ecografia che viene definita anche ecoflussimetria, perché ci permette anche di studiare l'ossigenazione del feto. Ma per quale motivo? Si prefigge un duplice scopo: un ricontrollo dell'anatomia. Perché? Perché comunque ci sono delle patologie cosiddette evolutive che non riusciamo a vedere perché non si sviluppano nella prima metà della gravidanza, e quindi potremo vederle solo adesso, riconoscerle solo adesso. E poi particolare attenzione all'accrescimento al liquido e alla placenta. Perché? Perché è un'ecografia che ci serve a valutare il timing del parto, cioè il come e il quando la donna deve partorire. Perché se tutto va bene, se anche lo studio dell'ossigenazione con la flussimetria è buono, allora la donna potrà tranquillamente arrivare a 40-41 settimane finite per partorire, mentre al contrario, se ci dovesse essere qualche problema, è meglio individuarlo, perché potrebbe essere opportuno anche anticiparlo il parto, o renderlo operativo con un cesareo, e casomai ci potrebbe essere la necessità anche di una struttura ospedaliera con una terapia intensiva neonatale. Ecco perché assume anche quest'ultima ecografia una particolare importanza, rilevanza. Quindi è corretto studiarlo bene in tutte le fasi della crescita fetale, e chiaramente per mettere in condizione poi la donna di partorire nella maniera più protetta e possibile nelle giuste settimane. Dottor Salzillo, io la ringrazio moltissimo, lei è stato estremamente chiaro ed anche tanto sensibile nei confronti delle donne, quindi della mamma incinta. Grazie dottore, a presto. Grazie a lei e a tutti gli spettatori, grazie, buona giornata. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.